La microfonia chi vuole? Capo, intendo io per il vostro è andato disinito il Core X, ma ha annunciato sul Core X, per lui su una serie al minimo ha fatto 4 il Core X. Capo, non è veramente, ho paura anch'io, scusate, per il vento, per la grande e tutto il resto, mi ricordo se quell'estate lì. Ed era il caldo, era inferiore adesso, molto inferiore, adesso è superiore al caldo. Perciò se si ferma si carica brutalmente e dopo si scarica fa solamente macelli. D'altronde al tempo non si comanda, dobbiamo subire le conseguenze. Io dico cosa, speriamo solamente che rinfreschi, perché da notte non si dorme, al giorno boccheggi, poi stai anche male fisicamente, capito? A te zero. Sì, sì, la notte è un pisolare, capito? Dormi, a dire che proprio dormi mezz'ora vuol dire tanto, mezz'ora, un'ora su 5-6 ore di sonno, insomma. Vabbè, io non ho l'aria condizionata perché ho degli alberi, ho delle cassie, chiamiamo noi, delle acace, che sono alte più di 30 metri, sono alberi che hanno quasi 50 anni, ne ho parecchi, allora ho parecchio fresco in casa, capito? E poi c'ho la cantina che è molto molto fresca, allora magari vado sotto giù in cantina a dormire e lì me la cavo, insomma. Ma è al lavoro lì durante il giorno, non sarebbe niente stare in magazzino, anche quando bisogna scaricare i container, che lì proprio è niente, cioè non è che mi viene male, è da prendere e tornare a casa, hai capito? Però tocca farlo quel lavoro lì perché bisogna farlo, insomma. E mi ricordo, sì, 2006, perché io avevo un bambino che era nato da appena, il bambino mio è nato il 7 giugno, quindi aveva 3 mesi e qualcosa, ed ero preoccupato perché pensavo che quella mezza amata di sua madre non fosse andata in giro col bambino, hai capito? Perché la mia era una convivenza e l'ho mandata via perché sua madre, diciamo, trascurava il bambino, allora, e poi andava anche con altri, soprattutto mi ha combinato un casino dietro l'altro, ecco. E allora mi ricordo per quel motivo lì, avevo preoccupazione, invece per fortuna era rimasta a casa e non è successo niente, insomma. Ma me lo ricordo bene perché anche qua in base, non lavoravo ancora in base, ma mi ricordo che un elicottero di quelli grossi l'aveva rovesciato, Mi sembra il vento arrivava sui 110, 120 all'ora, roba del genere, insomma. Ecco, il vento è molto molto pericoloso. E, ecco, quello veramente, perché amplifica proprio, nel senso stretto della parola, amplifica molto il danno, hai capito? E così. Se invece viene graduale, allora non sarebbe neanche male, capito? Pian pianino, magari viene un temporale così. E magari il primo temporale viene un po' debole, magari il secondo, cioè non viene tutto in un corpo, ecco quello che voglio dire, viene un po' alla volta. E rilancio qua la microfonia, che avevo in mente una roba da dire, ma vediamo se mi viene in mente. Sì, capo, è tranquillo, no, sono concordo con te, dai. E poi quando arrivo, ma il fatto è che dobbiamo abituarci, ma è un clima tropicale, perciò di conseguenza anche i temporali sono un sistema tropicale, violenti, forti, mari brevi ma forti, con danni e quello che ce lo deve. Poi capo, tu mi dici sempre la tua compagna lì, ti faccio la domanda, ma se vuoi rispondere, se no non c'è problema. Ma tu sei stato sposato o eri convivente? No, ero solo convivente. Ero solo convivente, ma non andavamo più d'accordo io e lei, allora. Se tu vai per la tua strada e l'ho mandata via e così. Dopo 2 anni e mezzo per caso l'ho incontrata e mi fa, adesso ho capito che mi volevi bene, mi fa lei a me. E oramai ho detto, acqua passata, gli ho detto. Sì, la sono convivente così e senza finita, insomma, vabbè, il bambino ormai è grande, il prossimo anno va a scuola e